Ciao ragazzi, come state? Oggi andiamo a aprire non una, ma ben due Zuru Newborn Unicorn Squad della serie 2. Se vi siete perso il primo video, quindi la prima apertura, ho trovato lui, che è Cruz, che è super cutissimo, veramente cucciolo, e vediamo chi troveremo oggi. Come sempre vi lascio giù in descrizione il link per poterli acquistare su Amazon. Io sono super curiosissima perché sono uno più carino dell'altro. Anche se all'inizio ero un po' dubbiosa, devo essere sincera, anche guardando le foto di stock, insomma, di Amazon. Però dopo il primo devo dire che sono veramente super cute. E quindi sono super contenta di averli presi, sperando di non trovare doppioni, ovviamente. Vabbè, questo non si vuole proprio aprire. Mamma mia. No vabbè ragazzi, veramente questo è un'impresa. Guardate come si sta spellando, cioè. Ok, spero che ci sia qualcuno di molto bello, visto le fatiche per aprire questa confezione, ma no vabbè, è veramente allucinante. Ah, ok, caspita. Allora andiamo ad aprire, che bello. Io poi adoro queste, le Fast Surprise, cioè tutte le serie sono bellissime. 1, 2, 3. Vediamo la checklist insieme a chi non l'ha ancora vista. Allora, abbiamo queste che sono super cute. Questo è Cruz. Poi tra l'altro sono tutti profumati e ce ne sono 8, che sono i più rari, che hanno il glitter, l'unicorno glitterato. Mentre diciamo quelli classici hanno i capelli glitterati, se non erro, penso di averla tradotta in questo modo. Allora, bando le ciance, iniziamo subito ad aprire. Che che carino, ho già visto qualcosa di super cute. Allora, abbiamo un pannolino. No, non è un pannolino, è un top. Un top? No, deve essere un pannolino per... Non lo so ragazzi che cosa... A me sembra un top con due braccialetti dorati, tipo con borchiette, e un ciuccio a forma di diamante. Ma chi è? Non me lo ricordo. Che carino. Poi oh, che bello. Allora, intanto, questa è una cosa fantastica, ragazzi. Guardate, il latte c'è. Il latte non c'è più. Cioè, vi rendete conto? Il latte c'è. Il latte non c'è più. Cioè, farlo fatto in miniatura è veramente una cosa pazzesca. Abbiamo la copertina fucsia con le stelle e i zoccoletti, mi verrebbe da dire. Bellissimo. No, vabbè, quindi penso che sia una femminuccia a sto punto. Qui abbiamo una cosa geniale che hanno inventato, che nelle altre volte non ho trovato, è che questa volta la parte più grande, quindi questa della ball, si può riutilizzare per creare, come vi mostro adesso, una culla. E appunto, come vi dicevo anche la scorsa volta, io credo che questa sia stata veramente un'idea fantastica, in modo tale da poter riciclare, quindi riutilizzare almeno una parte del packaging, e questo è veramente tanto. Purtroppo, come vabbè, è abbastanza normale, occupa parecchio spazio, cioè se li volete collezionare tutti all'interno di queste cullette mi serve parecchio spazio, insomma. Invece se ne volete prendere uno, due, tre, magari anche nella culla può essere carino, visto che c'è la copertina e tutto. Però sì, effettivamente occupano parecchio spazio. Basta inserire così da una parte, così dall'altra, ed ecco qua la culla, che carino. Allora andiamo a scoprire chi è.
Allora, non è una rara, però mi sa che perde una valanga di glitter, perché ce ne sono già all'interno. Ed è super carina, guardate. Sembra una tipo delle genie. Carina lei. Super cute. Allora, qui ho già un bicchierino di acqua, perché il pannolino cambia anche colore. Da bianco possiamo vedere se è maschietto o femminuccia. Però mi sa che l'acqua si è già scaldata, perché non si riesce a vedere un cippo. Si fa troppo caldo, ragazzi. Vabbè, la metterò come facevo per le LOL. La metterò un attimo in congelatore dopo che abbiamo aperto l'altra, così le metto insieme e vediamo insieme. Allora, intanto cerchiamo di capire come si chiama, che è questa super carinissima pony. Io la chiamo pony, sì, perché è cucciola. Allora, vediamo dalla check. Quindi non è... Ah sì, eccola qua, è la prima. È Stardust. Che carina. Sentiamo il profumo. Sì, dovrebbe sapere anche lei di cioccolato come il nostro amico precedente, ma sinceramente non è che sappia molto di cioccolato questo. Il profumo era più intenso nel maschietto. Allora, la vesto. Ma c'è veramente super carina. Vediamo i gioielli. Il ciuccio. Amore, guardatela che è tenera, è troppo pucciosa. Ok, con il suo biberon. No vabbè, è un amore, ragazzi, non potete dire che non è un amore. Ok, ma vi metto insieme anche l'altro. Clic qua. Beh, andiamo ad aprire anche l'altra bowl, così scopriamo chi è il terzo mini unicorno. Questo si apre. Facilmente, sembrerebbe. Beh, sinceramente, uno con i capelli normali e l'unicorno. E l'unicorno dorato non mi dispiacerebbero, sinceramente. Ok, allora. Cominciamo. Abbiamo una fascia con un fiocco, super cute. Una borsa con, sì, direi una borsa a forma di caramella. E un microfono. Gli accessori sono veramente molto carini. Poi abbiamo la copertina fucsia e il biberon come l'altra, quindi forse probabilmente sì. E le femminucce magari sono appunto così, e i maschietti sono nell'altra versione, quindi sarà un'altra femminuccia. Qui abbiamo per costruire la nostra culla, che andiamo a farlo in pochissimi secondi, ormai ci ho preso la mano. È veramente molto semplice. All'inizio sinceramente non avevo capito come si facesse, ma adesso sì, ho capito. Ecco qua. Uno, due e uno, tre. E poi si mette qua. Uno e uno, due. Padabam, fatto. E andiamo a scoprire chi è, perché non ne ho proprio idea. Oh tesoro, che carina anche lei. No papà, ragazzi, è un amore. E questo sembra un odore diverso rispetto all'altro, ma scusate, voglio... Sì, a tutti si stacca la testa, ma perché sta cosa, ragazzi? Non l'ho ancora capita. Forse si possono intercambiare i capelli a sto punto. Cioè, non mi vengono altre cose in mente.
No, vabbè, amore, un amore. No, intanto mettiamo la copertina, io metto sempre la copertina nella culla. Ecco qua. Allora, andiamo a vedere come si chiama lei. Vediamo, vediamo. Allora, qua non c'è... Ah, eccola qua! È Tutsi! Che carina! Oh mio Dio, che carina! E sì, infatti è il profumo di fragola. Beh, no, beh, fragola non mi sembra più di tanto. Però profuma sicuramente. Allora, vediamo se riesco a mettere tutto come fanno loro. Quindi, il corno non si dovrebbe vedere perché c'è la fascia. Vediamo se riesco a mettergliela senza dover aprirla, perché poi aprirla e cioè richiuderla e ops, gli ho staccato la testa. Oh, mamma mia, ragazzi, è veramente un amore. Cucciola. Ok. Poi abbiamo la borsetta. C'è un cucciolo di unicorno con la borsetta, parliamone. Borsetta che non riuscirò mai a chiuderle. No, veramente, queste chiusure che fanno? Cioè, sono veramente una cosa... Allora, visto che c'è la possibilità di staccarle la testa, e ho visto che si stacca anche il braccio, io la chiudo qua così, sempre se riesco a chiuderla. Oh, ma veramente? E che ho anche le unghie, quindi dovrei essere anche un pochino, forse facilitata da sta cosa. Ma... Aia. Ah, signore. Questo mi fa capire come tante cose che potrebbero sembrare da bambini, in questi casi non lo sono per niente. Boh, a parte che secondo me, ragazzi, queste cose... Non lo so, io tante cose che sembrano per bambini... cioè, se avessi un figlio o una figlia, non gliele darei. Perché... Cioè, se fosse grande, anche sì. Nel senso che le tiene da collezionismo, come sto facendo io, allora sì, volentieri. Se no, perché secondo me proprio non sono adeguate. Ah, non è un microfono comunque, ragazzi, adesso ho capito, è un lecca-lecca. È un microfono io. Vabbè, aiuto, si stacca tutto qua. Un mini unicorno non può cantare, pensavo fosse un microfono. E invece no, è un lecca lecca. Eccola qui, guardate che carina, pucciosissima. Poi vabbè, quando li metto qui non lo so perché diventano talmente carini che sono veramente un amore. Cioè, io penso che li terrò tutti qui. Anzi, e lui gli mettiamo anche gli occhiali. No, vabbè, ragazzi. Allora, vado a metterli a questo punto. Dai, li metto tutti e tre in congelatore e poi vediamo il cambiamento dei loro pannolini, quindi a tra poco. Eccoli qua, ragazzi, mamma mia, guardate le femminucce con il pannolino rosa, che vi giuro mi ricordano tantissimo. Io da piccola avevo un cagnolino che era praticamente, aveva lo stesso pannolino così, e lo mettevi in congelatore e appunto gli si cambiava il pannolino. Guardate l'azzurro com'è bello acceso. No, ragazzi, sono super contentissima e penso che ne comprerò anche altri, perché veramente li adoro tantissimo. Sono super dolcissimi, veramente super coccolosi, veramente li stra adoro. E mi sarebbe piaciuto trovarne almeno uno con l'unicorno glitterato, piuttosto di avere i capelli glitterati, perché sapete che non impazzisco per i glitter in particolare, quindi mi sarebbe veramente piaciuto tanto una cosa diversa, ecco.
però sono comunque molto molto contenta. Bene ragazzi, quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, scrivetemi giù nei commenti se volete che ne apriamo altri insieme, se li avete acquistati anche voi, e vi ricordo che troverete giù in descrizione il link di Amazon per acquistarli. Un mega bacione e al prossimo video. Ciao ciao!